Arezzo si prepara al weekend più dolce dell'anno. Sta infatti per arrivare in città Art & Choc, il tour dei cioccolatieri italiani, un percorso goloso che ogni anno, da fine ottobre ad inizio aprile, tocca le più belle piazze del paese. Ad organizzare la tappa arettina del tour da venerdì 21 a domenica 23 marzo è la Confcommercio, con il patrocinio di Camera di Commercio e Comune di Arezzo. Franco Marinori, direttore della Confcommercio, ci regala un altro weekend all'insegna della dolcezza, ma anche un'occasione per fare shopping. C'è un'occasione per dare un motivo in più alla gente di venire ad Arezzo, alla gente di Arezzo, alla gente della provincia, e siccome abbiamo realizzato una grossa campagna promozionale sull'iniziativa anche da tutta la Toscana e da tutta Italia. È un'occasione per far scoprire Arezzo, per valorizzare il centro storico e la sua straordinaria rete di esercizi commerciali. È un evento di qualità perché è un circuito nazionale e internazionale composto da 40 espositori, sono 40 produttori di tutta Italia, c'è qualcosa dal Belgio. La migliore cioccolata. La migliore cioccolata, con una finestra dedicata agli altrettanto straordinari produttori di cioccolata del nostro territorio. Sarà una bellissima festa, anche perché la cioccolata ha la caratteristica di essere attraente, no? Ruffiana per suo conto. E sarà modo per far venire in Arezzo tantissime persone anche da fuori a vedere la nostra città e a gustarla un pochino. Lei ha detto che la provvidenza si manifesta in due modi. Uno, ecco, la nana al forno, sì, è uno dei modi in cui si manifesta la bontà divina. E poi? La cioccolata. In questo weekend di dolcezza ci sarà anche la Lilt e la Lega Italiana Lotta contro i Tumori con la banda dei piccoli chef e Franca Buffoni, presidente provinciale dell'associazione. Allora, anche i bambini saranno impegnati in questo weekend di dolcezza. Sì, sono impegnati, dimostriamo che il cioccolato poi non fa così male, con moderazione. In più voglio dire che abbiamo anche corsi di cucina gratuiti, fatti gratuiti, abbiamo 300 bimbi che tutti i sabati vengono nella concessionaria della Ford e nella concessionaria della Hyundai, e in più al multisale il giovedì, che aspettiamo, è tutto gratuito. Ma diciamo perché questi corsi si fanno, per imparare fin da piccoli una corretta alimentazione. Certo, vedo i miei, insegnano alla mia tatina come si fanno le polpettine con la carne e la verdura. Quindi prevenzione per il battere il male del secolo. È vivere. Grazie.